Buongiorno amici di Due Ruote, bentornati al nostro TG. Questa settimana con Carlo Pettinato saliamo in sella alla Ducati V4 Multistrada Rally, una delle novità più attese della gamma di Borgo Panigale. Ormai siamo nel pieno della stagione motociclistica, vediamo quali sono i consigli di Marco Boni sul fronte delle calzature. Infine vi raccontiamo come sono fatti i nuovi guardrail salvamotociclisti progettati da ANAS e perché possono rappresentare una vera svolta sul fronte della sicurezza. Credi di essere in limousine ma ti guardi attorno e invece sei in moto. Questa è la Ducati Multistrada V4, una passista eccezionale e già affermata che oggi conosciamo in una nuova versione. Lei è la Rally, che raccoglie l'eredità della vecchia 1260 enduro a due cilindri, progettata per i lunghi e lunghissimi viaggi ma non solo. Come suggerisce il nome, la Rally strizza l'occhio allo sterrato e progettisti di Borgo Panigale hanno potuto in questo senso sbizzarrirsi. Salta subito all'occhio il grosso serbatoio da 30 litri. Ci sono poi sospensioni a corsa maggiorata, un parabrezza più ampio, un paracoppa in alluminio e le ruote che rimangono naturalmente a raggi con anteriore da 19 ma sono riviste rispetto a quelle della Ducati V4S. Ma vediamo nel dettaglio la scheda tecnica e i tratti fondamentali della nuova arrivata. Dicevo, sospensioni a più lunga escursione, questo il maggiore elemento differenziante tra la Rally e la V4S a livello meccanico. All'avantreno troviamo una forcella Marzocchi rovesciata da 50 con 200 mm di corsa, più 30 rispetto alla S. Anche al posteriore la corsa è di 200 mm, in questo caso più 20. Luce a terra di 235 mm e altezza sella regolabile a 8,70 o 8,90. Proprio il comparto sospensivo è uno dei fiori all'occhiello di questa Multi. Parliamo di unità a controllo elettronico semiattive. Non cambiano quindi autonomamente il proprio setup durante la guida, ma la regolazione avviene elettronicamente tramite tasti e display. I vari riding mode hanno poi ciascuno una propria impostazione di partenza che si accorda con l'intento della modalità stessa. Data la vocazione avventuriera, le ruote sono a raggi ma non sono le stesse della V4S. Sono state ridisegnate da zero e sono complessivamente di ben 3,2 kg più leggere, un valore davvero notevole quando si parla di massa rotante. L'impianto frenante anteriore è forte di pinze Brembo Stilema abbinate a dischi flottanti da 3,30. I riding mode sono 4, Sport, Touring, Urban e Enduro, i primi due a potenza piena, gli altri limitati a 114 cavalli, per situazioni in cui 170 diventano sinceramente fin troppi. Tutte le modalità intervengono come anticipato sulla taratura delle sospensioni, poi su mappa motore, risposta del gas, controllo di trazione, anti-impennata, ABS, freno motore e altro ancora. Lato elettronica troviamo poi una piattaforma inerziale che supporta le funzioni cornering di ABS, controllo di impennata, controllo di trazione e luci, ancora cruise control adattivo abbinato al radar anteriore e cruscotto TFT da 6 pollici e mezzo. E poi c'è il cuore, elemento centrale e grande protagonista di questo 747 delle due ruote. Lui si chiama V4 Gran Turismo e in realtà non avrebbe bisogno di presentazioni. È posizionato trasversalmente a un angolo tra le bancate di 90 gradi, 1158 cc, 170 cavalli e 121 Nm di coppia, per una spinta che definire devastante sarebbe riduttivo. Per chi ancora si domandasse il senso di un 4 cilindri su una moto come questa, ecco subito un primo argomento. Il V4 Gran Turismo è di oltre un chilo più leggero rispetto al vecchio bicilindrico AV, è anche più compatto e nel complesso la moto ferma la bilancia sui 227 kg a secco, un valore di tutto rispetto considerata la mole importante ma soprattutto l'allestimento. È interessante il sistema di deattivazione della bancata posteriore. Questa in sostanza si spegne a moto ferma o in caso di marcia a bassa velocità con un filo di gas, ciò per limitare i consumi e diminuire il calore trasmesso dal motore al pilota. Si sale a bordo e ci si trova subito in posizione dominante. La moto è grande e aiuta a sentirsi padroni della strada. Certo, la seduta non è bassissima. Chi non è per natura dotato di gambe lunghe potrebbe apprezzare una delle selle ribassate, disponibili optional.
Tra le ginocchia da seduti si nota un certo spessore, la bancata posteriore è presente ma nulla che possa infastidire. Il manubrio è avanzato e aperto per una triangolazione perfetta. Comandi ok, le leve sono regolabili e tutta la strumentazione è chiara e la si governa senza impazzire. Solo la leva del cambio risulta un po' bassa se si indossano stivali voluminosi. All'avviamento le vibrazioni sono moderate e il sound di scarico è tutto sommato ben educato. Ecco altri argomenti in favore del V4 rispetto al vecchio V2. Il 4 cilindri è un motore che gira più fluido e rotondo, non vibra e vanta un range d'utilizzo che il 2 si sogna. In ottica viaggi, solo vantaggi, per buona pace dei ducatisti più conservatori. Come detto, è lui il grande protagonista. Si sente che c'è tanta polpa, ma se non si esagera col gas sa essere gentile. Fino ai 5.000 giri non mette mai in imbarazzo. Attorno ai 6 invece cambia voce e comincia a spingere come un dannato. Già solo con la seconda si raggiungono velocità da ritiro immediato della patente, c'è da stare attenti. È però una scarica di cavalli vellutata, la risposta al gas è naturale e la spinta è regolare e quasi prevedibile. Sembra che non ce ne sia una virgola in più di quello che il pacchetto elettronica, trasmissione, gomma posteriore riesce a mettere a terra. C'è poco freno motore, comunque regolabile, e questo aiuta a trovare grande fluidità di marcia tra le curve. Già solo questo V4 Gran Turismo è sufficiente a definire la multistrada un'opera di ingegneria. L'elettronica è estremamente a punto, l'intervento è discreto ma efficace quando serve, davvero inappuntabile. Nelle modalità enduro e urban sembra quasi che il taglio di oltre 50 cavalli castri la moto, ma in realtà bastano pochi chilometri per abituarsi a quella che è una potenza più che consona per i due utilizzi. Quando invece si torna ai 170 cavalli sembra di aver messo il peperoncino nel serbatoio. Impeccabile il cambio, spaziato giusto per un uso stradale e anche il comando assistito elettronicamente ha un funzionamento eccellente. Non è molto contrastato, anzi è piuttosto morbido, non è di quei comandi secchi in stile fucilata, ma è sempre preciso. Breve inciso sul sistema di spegnimento della bancata posteriore, è molto semplicemente quasi impercettibile. A star molto attenti si nota solo il cambio di suono quando ci si ferma e quando si riparte, durante la marcia è inavvertibile. Difficile però dire quanto sia realmente efficace in termini di risparmio sui consumi nel corso di una prova così breve. Se a livello di propulsore la V4 è una via di mezzo tra una superbike e una moto da viaggio, la dinamica è quella di una Gran Turismo pura. Segnalo che la nostra moto era, oltre che full optional o quasi, equipaggiata con pneumatici Pirelli Scorpion Rally STR, una buona via di mezzo per il nostro test ricco di sterrato, ma forse non la scelta ideale per una moto che realisticamente vedrà solo asfalto nel 90% dei casi. Di primo equipaggiamento, infatti, ci sono le Scorpion Trail 2. È grande, possente, ma insospettabilmente agile, scende in piega in un amen e risale col pensiero. Alle alte velocità poi è ferma, l'equilibrio è davvero buono nonostante le sospensioni con più scursione. Questo soprattutto in modalità Sport, che le mantiene rigide e riduce al minimo il beccheggio. Così si perde qualcosa in comfort ma si guadagna in precisione nella guida più aggressiva. Insomma, se si vuole spingere non sarà la S ma ne è sorella quasi gemella. Freni perfetti, attacco non troppo aggressivo ma di potenza ce n'è quanto basta. Tutto diverso in touring, cambia la risposta del gas ma soprattutto la taratura di forcella e mono. Diventa sensibilmente più morbida, attutisce meglio le buche e asfalto irregolare, ma perde in compostezza. Ora, nelle frenate più violente, la forcella affonda di un qualcosa e negli ingressi più garibaldini si nota qualche dondolio. Comunque, niente di che, davvero. È sicuramente maggiore il guadagno in comodità che il prezzo in termini di rigore. Forse è proprio questa la modalità definitiva per far strada. In ottica viaggi e lunghi trasferimenti, la Rally, ancor più delle altre multistrada, brilla per la protezione dal vento. Il cupolino è maggiorato di 40 mm in senso verticale e di 20 in orizzontale. È poi facilmente regolabile anche durante la marcia e con una sola mano. Io sono alto 1,83 m e pur col casco da cross, che non è decisamente adatto ad un utilizzo turistico, ho viaggiato fino a 130 km orari in totale scioltezza. Sembra proprio di stare dentro una bolla, veramente notevole. L'abbiamo provata a fondo anche fuori strada, con oltre 50 km di polvere e traversi sulle sempre spettacolari tagliafuoco sarde. La prima cosa che voglio dire è che la moto su sterrato va. Certo, come con tutte le maxi enduro e con queste di categoria maxi, ancor di più, bisogna saperci già andare. Non è che si passa dalla stradale a questa e magicamente si diventa enduristi. Ci vuole mestiere, ma se si tiene un ritmo blando, lei ti asseconda.
In modalità enduro le sospensioni diventano molto morbide e lavorano bene, assorbono di tutto anche se soffrono un po' i trasferimenti di carico e gli avvallamenti più pronunciati. Per chi voglia aumentare il passo si possono irrigidire e la situazione migliora, ma occhio, la Multi dall'alto dei suoi oltre 270 kg con pieno e borse ha tanta inerzia e preferisce essere portata a passeggio piuttosto che maltrattata. Come dicevo, su sterrato va e permette più della V4S. Non bisogna tornare indietro se finisce l'asfalto, ma allo stesso tempo non è una moto che ti invoglia ad andarci in cerca di pietre e brecciolino. Poco fa l'ho definita un 747 delle due ruote e ora che l'ho provata posso dire di non essermi sbagliato di tanto. I primi due elementi che spiccano sono le prestazioni del motore che farebbero impallidire le superbike fino a qualche anno fa. E poi il comfort di marcia esagerato. Questa multistrada V4 Rally è una moto che su strada può fare davvero di tutto, da scannare sui passi alpini fino ai lunghi viaggi intercontinentali con o senza passeggero. Già prima, ma ora ancor di più, non serve rallentare né tantomeno fermarsi quando inizia lo sterrato. La Rally perde un niente nella guida sportiva su asfalto, ma guadagna sugli alti fronti, andando ad ampliare lo spettro di utilizzo già vasto della V4S. È forse lei la giramondo totale? Difficile dare una risposta vista la concorrenza, ma qui il livello è veramente molto alto. La Ducati Multistrada V4 Rally è già disponibile nei concessionari con un prezzo di partenza di 27.490 euro. Oggi torniamo a parlare di calzature, con una rassegna dedicata completamente al marchio italiano Gaern, un'azienda che con più di 60 anni di esperienza fa del Made in Italy il suo cavallo di battaglia, alternando soluzioni di ogni genere. In ambito moto infatti si può davvero parlare di tutto, dalla pista al fuoristrada e fino alla città. E per iniziare il 2023 Gaern ha studiato tre nuovi modelli che si dedicano all'urbano e al turismo off-road. Iniziamo parlando con il modello dedicato alla città. Le G-Mare Aquatech uniscono stile, comfort e protezione in un'unica sneakers pensata sia per andare in moto ma anche per poterci camminare tutto il giorno. Nello specifico partiamo dalla tomaia, è realizzata in pelle pieno fiore, pensata per resistere alle abrasioni e avere una durata totale maggiore. È poi dotata di membrana DryTech, studiata per resistere al vento ed essere impermeabile. La suola è realizzata in una gomma resistente all'olio e la sua morbidezza consente ottima mobilità nonostante la presenza di rinforzi superiori. Gli stessi rinforzi che servono comunque a mantenere la guida sicura sono posizionati sulla zona dei malleoli in entrambi i lati e nella parte laterale della scarpa. Mancano però sulla punta, una cosa che però consente ancora una maggiore mobilità quando si cammina a piedi. Mare Aquatech è disponibile nelle tre colorazioni con pelle nera, bianca o marrone, al prezzo suggerito al pubblico di 169 euro. Passiamo adesso a una soluzione più completa. La Ru Aquatech è pensata sia per un utilizzo urbano ma anche per uscite più sportive, grazie alla sua forma più tendente a uno stivaletto. La suola alta è pensata per migliorare il comfort, affiancata poi da un battistrada tassellato che ne migliora il grip durante la camminata. Il sottopiede poi è realizzato in un materiale leggero che ne migliora anche questo il comfort e ne aumenta la durata totale della scarpa. La tomaia è realizzata in un tessuto tecnico con inserti in pelle scamosciata. Anche nel caso della Ru Aquatech è ricoperta da una membrana DryTech che la rende impermeabile. Non mancano poi rinforzi, disposti questa volta nella zona dei malleoli su entrambi i lati e sulla punta di entrambe le scarpe. Disponibile nei tre colori blu, grigio o grigio con suola rosa, la Ru Aquatech è disponibile a un prezzo consigliato al pubblico di 179 euro. Per chi va invece molto oltre la città, Gaern ha riservato uno stivale dedicato agli amanti dell'avventura, con caratteristiche che lo rendono utilizzabile in ogni condizione e su quasi ogni terreno. Il nome ricorda pieno l'idea di sterrato, si chiama infatti Dakar Gore-Tex e sfrutta l'eccellenza Made in Italy per realizzare la tomaia, che è strutturata in pelle pieno fiore ricoperta da una membrana in Gore-Tex, resistente alle abrasioni e impermeabile. La tecnologia si unisce al comfort in questo stivale, che sfrutta un sistema di protezione della caviglia flessibile tra la parte bassa e alta dello stivale. In questo modo aumenta anche il controllo quando si passa da una guida seduta a in piedi. Tra le altre protezioni
dimensioni si trova un rivestimento in più nella zona anteriore dello stivale, mentre all'interno ci sono degli inserti in pelle scamosciata per la zona della caviglia. La suola poi è abbastanza rigida da consentire un buon proseguimento quando si guida in piedi, e il battistrada realizzato con questo disegno a carro armato consente di appoggiare il piede su quasi ogni terreno. La calzata poi è abbastanza buona, merito delle leve in alluminio con finitura matte black e di una fascia superiore in velcro che consente una regolazione adatta alle proprie abitudini. Lo stivale Dakar Gore-Tex di Guerin è disponibile al prezzo consigliato di 399€, nelle due colorazioni con la tua maglia nera o marrone. I rinforzi però rimangono in qualsiasi caso neri. Ebbene, uno dei più grossi enti che gestisce strade in Italia ha brevettato un guardrail salvo motociclisti che promette di essere assolutamente rivoluzionario. Vediamo insieme com'è fatto. Questo dispositivo si configura esattamente come tutti gli altri guardrail salva motociclisti, ossia come una bandella da porre in posizione inferiore rispetto alle strutture già esistenti, ma è rivoluzionaria la sua forma e la sua costituzione. Infatti è realizzato con gomma riciclata proveniente dagli scarti di pneumatici. Questo dispositivo ha già superato la prima fase di test e i risultati sono decisamente notevoli. A fare la differenza è il materiale con cui è fatto questo guardrail, ovvero la gomma riciclata. I vantaggi, dal punto di vista pratico, sono notevolissimi. Il primo è la flessibilità del materiale: essendo appunto fatto in gomma riciclata, può essere piegato e sistemato su tutti i guardrail esistenti attualmente in circolazione, anche sulle curve con la raggiatura maggiore. Il secondo è relativo ai costi di manutenzione, che sono bassissimi, e dobbiamo anche considerare che dopo l'impatto il guardrail torna in posizione iniziale assorbendo l'urto subito dal corpo del motociclista. Inoltre, una cosa apparentemente banale ma molto importante è la sua economicità: essendo fatto infatti con materiali di riciclo, si può produrre con costi decisamente bassi. Come ricaduta positiva, questo potrà portare una sua maggiore installazione su più tratti di strada. I risultati, come detto, sono stati molto positivi, se non addirittura entusiastici. Ma quando vedremo questo guardrail in opera? È ancora presto per dirlo, però sappiamo che la prima fase di test è già passata. Adesso si arriva alla fase decisiva, ovvero quella della validazione secondo la normativa 13-17. Ebbene, una volta superata questa fase, il guardrail sarà pronto per essere installato sulle nostre strade. Possiamo solo sperare che questa venga presto, in modo tale da salvare sempre più vite. E siamo giunti alla fine anche per questa settimana. Ricordatevi di lasciare un commento qui sotto e di mettere un like se vi è piaciuta la puntata. Ma soprattutto cliccate sulla campanella delle notifiche in modo tale da non perdervi nessuna delle prossime puntate.